Amici, oggi dopo tantissimo tempo torna un video di Fortnite particolare nel quale per un'ora, proprio letteralmente un'ora, ora sono l'una fino alle due, atterrerò alla grotta di Brutus perché, è uno dei miei posti preferiti, quindi atterreremo lì. Ovviamente voi non vedrete un video di un'ora, dovrò fare i peggio tagli, quindi ci metterò un casino e vediamo cosa succede. Ovviamente se vinco prima dell'ora di tempo finirà lì il video, ma non credo proprio che vincerò. Quindi amici, supportatemi con un bel mi piace, condividete il video, fate tutte le cose che volete e io direi che ci vediamo sul pullman. Sarà impossibile. Dannazione. Oh, finalmente benvenuti sul pullman. Allora, il nostro obiettivo è la grotta. E qui lo devo dire proprio onestamente, non gioco a Fortnite da tantissimo tempo. E sto giro è vero, perché tra l'altro sul canale è un botto di tempo che non usciva e quindi non ci giocavo da un bel po'. Faremo schifo? Sì. Potrebbero anche ucciderci le guardie? Sì. Ma facciamo finta che quest'ultima frase non l'abbia mai detto e... Ma cosa? Cosa? Guardate la safe, guardate in basso a sinistra. Ma che cacchio? È buggatissima. Ma mi era già successo l'altra volta in un altro video. Scrivetemi se anche a voi ogni tanto vi esce sta cosa della safe buggata. Cioè ogni volta che registro deve succedere. Non... vabbè, facciamo finta di niente. Lì c'è un tizio e io entrerei di qua. Mi sono buttato malissimo. Quindi proviamo a scendere senza spaccarci le gambe. Grazie, ok. Quindi prendo un po' di armi, vediamo cosa succede. Tanto sarò stortissimo. E vediamo appunto cosa succede. Oddio, quant'è alta la sensibilità. No! Beh, che dire. La prima è per i polli, giusto? Dai, c'hai 7 di vita, mi hai pure rubato il medikit. C'ho la sensibilità troppo alta. Devo cambiarla. Secondo tentativo, morirò subitissimo. Perché? Perché? Faccio schifo. Faccio schifo. Dai, ma è impossibile che tu non giochi a un gioco per 3, 4, 5, una settimana e muori subito perché la gente è troppo forte. Cioè, ma stiamo scherziamo. Ciao pure PK in lobby, un saluto a PK del Barcellona, che so che guarda i miei video, circa. Dai, ma guardate sta safe, sempre strana. Boh, non lo so, vabbè, basta, ci rinuncio, non voglio più commentarla, anche se ogni volta che la vedrò la commenterò. Quindi mi butto, ma da qua si può scendere secondo voi? Sapete che non mi ricordo. Poi vediamo se lui può scendere. Vai, buttati. Sì, decisamente. Però noi passiamo da dietro. Volendo possiamo passare anche da qua. Però preferisco dietro perché ci sono le casse, c'è la roba. Ecco, mi sono rotto le gambe. Dai, ma che imbarazzo. Ma perché io non devo più giocare mai più nella vita Fortnite? Ma basta. Pure il pompa del nonno che sarò di uno square... Bah! Vabbè, però le cose le abbiamo trovate. Ora, se ci dai una pozza da 50, proprio guarda. Schifo non mi fa. Dai, gioco. Bravissimo gioco. Bravissimo. Cioè, io l'ho sempre detto che comunque è il miglior gioco della storia, eh. Non è vero, fai schifo, però. Però sei stato bravo a darmi una pozza da 50. Ora, lì c'è il tizio che onestamente lascerei. E niente, si va. Bene pure. No, vabbè. Allora, probabilmente, cioè di sicuro, morirò subito, Però... Che inventario c'ho a inizio game? Cioè ora mi dai un tac blu. Il blu c'era ma non il tac. E niente, tanto morirò, morirò subito. Medikit. Siamo pure in safe, perfetto. No, no, è sopra. È sopra l'infame. Dai, mi do la pozza per sicurezza. Ma infatti sentivo sparare, però ho detto Allora mi travesto perché conviene. Però non sto capendo dove sono andati. Cioè, continuo a sentire spari, ma non vedo la gente. Che succede? Il barrettega. Preso. Preso il barrettega anche subito proprio. Ah, guardalo là. No, stai calmo. Ma sei scemo. No, hanno già lootato il bunker. No, il bunker. Ah, ma io c'ho il barret. Ah, dai, vieccia. No, stai buono. Ma per... Allora, io non sto capendo. Continuano a spararmi, ma non li vedo. È impensabile sta cosa. Allora, stai buono lì, che io ho il barret e tu devi solo star zitto. Col potere conferito mi dà assolutamente nessuno. Vediamo di non far schifo, thank you. Dai, 120. Sì, 120 in testa, sono belli potenti. Non puoi più far... No, si sta curando. Pezzo di schifo. Pezzo di schifo. Assedio dall'alto. Sbam, bam, non te l'aspettavi. Yeah, mas. Belle ste tattiche, proprio mi piacciono, mi fanno... Mi piacciono. Proprio sono belle. Oh, vedete come siamo stati bravi. Che siamo entrati di una cattiveria, una prepotenza. Fuori di tesoro. Prendiamo pure tutto il loot e ce ne andiamo. Stupido. Allora, io mi faccio un giro di lootatine. Avevo visto gli scudini. Esatto. E niente, direi che me ne posso anche andare. Ma proprio tipo tranquillamente. Lì, esatto, vedo altra roba. E ce ne andiamo. Quanta roba.
tanta roba, però no, preferisco lo scar. Non c'è nessuno a Molly Molesti, quindi mi sa che ci faccio una capatina. Bene, siamo ancora in safe. Allora, siamo in 16, quindi ne rimangono 15 oltre a me. Per ora ho una kill, perché l'ho giocata... jump, yes! L'ho giocata molto safe. Quindi io direi che continuo a lootarmi qua. In realtà converrebbe star qua, ovviamente. Ovviamente la fame di kill c'è e si vede. Però, secondo me, davvero converrebbe rimanere qua. Anche se so che mi annoierò a lootare, quindi probabilmente pusherò qualcuno. E probabilmente quel qualcuno mi eliminerà come se non ci fosse un domani. Questo era il gesto dell'eliminazione, quello bello cattivo. E quindi niente, dai, mi luto solo sto pezzo. Poi vado addosso a qualcuno proprio di cattiveria. Se mi dessi un'altra jump totalmente a caso, no, eh. Ok, però queste nel dubbio le lanciamo. Lanciarazzi, preso, presissimo. Cioè, regaz, come direbbero i giovani d'oggi. Oh, regaz, guardate che inventario che c'ho, figa. Andiamo alla drop, pop, pop, pop. Dai, dacci qualcosa di buono. Un'altra jump, perfetto. È esattamente ciò che volevo. Allora, c'ho due jump. Siamo in un'ottima posizione. Ma sapete che quasi quasi salirei lì? Boh, totalmente a caso. Anzi, mi sa proprio che salgo. Guardate il piano. Allora, mi faccio ste scale. Se mi fanno cadere adesso mi metto a piangere. E poi, con l'aiuto del mio barrettega, anzi no, dai, facciamo con la... con l'M4, spacchiamo le scale. Non siamo intoccabili, intoccabili, però... siamo messi bene. Guarda che bello come vedi la mappa da qua. Boh, bello. Mancano solo 8 persone in una safe così grande. Ok, cioè c'è stato un genocidio in sta partita. O c'è uno che è un fenomeno, o c'è power in lobby. Perché cioè 8 persone, ok, vuol dire che c'è stato un mega genocidio. Allora, nuovo cerchio della tempesta. Siamo sempre di zona. Si chiudeva la grotta. Cioè proprio scelto lo spot giusto, nella partita giusta, con il loot giusto. Ma il player che gioca ha sbagliato, perché se ce l'avesse un altro vincerebbe. Dato che ce l'ho io, probabilmente finisce in tragedia. Quindi non vedo nessuno, perché ci sono degli alberi azzurri. Lasciamo perdere, che se credo sia il colore della Zefla. La chiameremo per sempre Zefla. E io direi di spostarci di traliccio in traliccio. E per ora non vedo nessuno. Qua si sono picchiati a manetta, lì anche. Però siamo in centro safe. Cosa potrebbe mai andare storto? Cosa potrebbe mai andare storto? Ci facciamo un mega fortino, va là. Pure le piattaforme. Tech, siamo untouchables. Bitches, dai, dateci qualcuno. Vogliamo la gente. Mancano solo 5 persone. Vabbè, mi sa che vi faccio un mega taglio, ma di quelli che proprio non c'hanno senso per quanti sono mega. E ci vediamo appena trovo qualcuno, appena mi tiro una cecchinata in testa. Dipende dai punti di vista. Lì si fightano per bene. Dai, se stai fermo ti tiro una barrettata in testa. Ti prego, stai fermo. Dai, ti prego. Vabbè, proviamoci. Niente. Ok, comunque sono tutti lì, tizi. O comunque la maggior parte. Ora, no, dai, ho fatto un pelo. Io ho tagliato un pezzo di vestito. Ma dai, ma dai. Vai la sberla. Ora si muove tutto così, tutto squishy, tutto strano. Mi stavo uccidendo coi fili. Niente. Vai totalmente a caso. Siamo ancora in safe, che bene. Che bene, vabbè, quelli là sono troppo lontani, esatto, neanche ci provo. E lì sotto ce n'è un altro, quindi so dove sono tutti tranne uno. Perché non gliel'ho rotta prima la jump, che stupido. Oh, guardate quello invisibile. No, cosa? Buggatissimo. No, 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 no. Ma ci sta pushando, oh. Dai, buono, lì giù. Ma guardate quello invisibile, no, non c'ha senso. O è buggato, lo vedo io buggato. Cioè, o è un hacker per Fortnite. Dai, ok, comunque ho capito dove sono tutti e diciamo che questa partita potrebbe essere la rivalsa, la rivolta, la svolta, la botta. No, non li sto prendendo a mezza volta. Oh, 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 attenzione, attenzione, mega razzo. Ok, si è nascosto nella paglia, chiaramente sentito, chiaramente. Dai, zi, esplodi. No, che infame. Vabbè, dai, va bene, va bene, va bene. Comunque sono tutti qua sotto di me, uno in teoria, esatto, è lì. Proviamo a prenderlo, ma non ce l'ho fatta mai nella vita. In qualche modo 126 più 24 fan 150, baby. Dai, esci. Facevi tutto il fico? Dove sei ora? Dove sei? Beh, che dire. È andata? È andata? La chiudiamo qui per sempre?
Vabbè, ma guarda come muore. Cioè, mi killa col Barret e poi muore come un idiota. L'ora non è proprio passata, sono passati una quarantina di minuti. Ci poteva stare un'altra partita, però direi che a sto punto, dato che sono morto come un idiota, mi tolgo le cuffie e il video lo decreto finito. Poteva andare meglio, sì. Sono morto come un idiota, sì. Sono abbastanza scarso perché non gioco da tanto tempo, sì. Ma facciamo finta di niente. Quindi, signori, spero che questo video vi sia piaciuto. È stato molto faticoso registrare dopo tanto tempo Fortnite. Io vi ringrazio per la visione. Vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero alle 2:45, con un nuovo video. Ciao! Quanto ho parlato veloce, Eminem!